Ciao amici, ciao a tutti, e finalmente siamo sul posto uh, della conversione di Camillo Delellis. Eh? L'abbiamo detto spesso in queste puntate. E vi devo essere sincero, insomma, non, noi non avevamo pensato di venire qui di proposito, ma è stato così: una scelta fatta! E mi rendo conto che questo posto si, si adatta bene a queste nostre riflessioni, queste nostre. Questi nostri passi di tenerezza, della tenerezza di Dio che ci porta a leggerci dentro e che ci sta aiutando a capire come lottare con la sete, il desiderio mortifero del potere che ogni uomo ha dentro di noi. E partiamo proprio dalla lapide che ricorda il momento in cui questo giovane, Camillo, qui si converte avvenne tutto il 2 febbraio del 1575. Qui passava Camillo dell'Ellis, venne folgorato, dice l'autore della lapide, dalla misericordia del Signore. Piangendo e pregando disse, non più un mondo, non più un mondo, dammi tempo per riparare, o oh mio Signore. Io non conoscevo questa, questa frase. Sapevo di questo luogo, ero venuto qualche tempo fa, ma per motivi, come dire, meteorologi non abbiamo potuto registrare, mi riferisco a qualche anno fa. E soprattutto non conoscevo questa frase di, di San Camillo, perché questa frase proprio è una ricetta, un'altra testimonianza di come vivere la teologia della debolezza. L'assunzione della forza del potere divino che Gesù consegna alla sua Chiesa: andate nel mondo, mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, andate ad annunciare a tutti: fate miei discepoli, annunciate il Vangelo. Dicevo questa frase che sintetizza un po' la vita di Camillo, ci fa capire che la prima cosa è per vincere il desiderio mortifero del potere che abbiamo dentro di noi, e lasciarsi illuminare dalla misericordia di Dio, lasciarsi folgorare, come San Paolo, come tanti Santi, come Padre Pio dà Pietrelcina, questa misericordia di cui Papa Francesco, questo Papa tanto amato, ma anche tanto non compreso, perché il Papa va amato non per quello che dice, ma perché annuncia il Vangelo e quindi le sue parole devono essere i suoi gesti, un continu una continua conversione a questa folgorazione della misericordia di Dio. Se io mi lascio folgorare della misericordia di Dio, io leggerò in me le mie miserie, il, come dire, la mia logica di potere e mi pentirò e piangerò e pregherò co co come Camillo e dirò non più un mondo, non più un mondo. Ma dammi tempo per, ritirare, per riparare, o oh mio Signore, ciascuno di noi dobbiamo riparare, ognuno di noi, i politici, gli uomini di chiesa, i cristiani, gli scienziati, i contadini, tutti dobbiamo riparare, sia che crediamo sia che non crediamo, ma maggiormente noi credenti, noi cristiani. Vivere e assumere dentro di sé, accogliere il potere e la forza che Dio ti dà attraverso l'impotente Gesù, il Dio che si è spogliato di tutto, il Dio che si è spogliato della sua stessa divinità e quindi non era geloso di questa divinità come ci dice la, la scrittura, questo vuol dire lottare contro il potere, non più un mondo, non più il potere dell'uomo, ma il potere di Dio. Ciao a tutti!